Quindi sono stato chiamato. Devo dire qualcosa io? No, tu parli dopo alla fine, per ringraziare chi è venuto a sentirci. Adesso parliamo noi. C'è un mio professore che dice: se sei martello batti, se sei pialla stai. In questo momento sono pialla. Ecco, perfetto. Devo stare. Perfetto. Allora, tanto io insomma ho una mia tecnica. Io mi metto seduto a casa da solo nel mio studio, leggo il libro, nel leggere prendo appunti, poi riorganizzo gli appunti ed è praticamente il discorso che facciamo. Quindi adesso parliamo, quando si parla di un libro è sempre una cosa bella, una festa insomma. Io dico sempre che quando esce un libro, il dottor Serafini sarà d'accordo, anche se si è nascosto dietro, quando esce un libro bisognerebbe suonare le campane. Venga avanti, dottor Serafini. Ci fa tanto piacere. A me fa piacere molto particolare averla qua. Meraviglioso, poi c'è questo atteggiamento riservato. Sì. Dicevo, dottor Serafini, che quando esce un libro bisognerebbe far suonare le campane. Io lo dico sempre questo, e però ne sono convinto, perché poi è la dimensione più importante dell'esistenza. Cioè, noi siamo unità, poi insomma tutto passa, no? Noi stiamo qui e poi magari fra 100, 120 anni non ci saremo più. Quindi, però poi, anche se non mettiamo limite, anche 150, perché insomma, certamente. Però voglio dire che poi comunque alla fine quello che resta sono queste cose qua, questi oggetti che noi chiamiamo libri. È perché dentro un libro non va solo la sensibilità, la riflessione, gli interessi dell'autore, di chi scrive, ma ci va tanta roba in più. Ci va la sensibilità di una generazione, la sensibilità di un'età storica e di un mondo. Il mondo cambia ogni momento, il mondo cambia. Noi cambiamo ogni momento con il mondo, però poi ci sono delle tracce che restano, confluiscono in questi oggetti qua e rimangono. Io c'è un altro esempio che faccio sempre, che se noi volessimo conoscere, ad esempio, cosa effettivamente sia stato il barocco, che devo dire il mondo romantico, e qualunque rinascimento, e qualunque età, noi possiamo leggere tanti libri, saggi, però quando anche io leggessi un'intera biblioteca di libri sul barocco, io posso dire di essere arrivato a conoscere la sensibilità del barocco, la vera dimensione del barocco, se non leggo prima e innanzitutto, ad esempio, Marino, il poeta che interpreta quella sensibilità. Poi gli studi aiutano molto a capire, ci mancherebbe. Però se io voglio capire effettivamente che cosa è stato il barocco, io devo prendere un autore barocco. E così, se voglio capire effettivamente cos'è il mondo romantico, devo leggere un poeta, un autore romantico. Posso capire il mondo romantico se non leggo i sonetti di Foscolo, se non leggo le ultime lettere di Jacopo Ortis, per fare due esempi, uno in prosa e uno in verso? No. Sul mondo romantico c'è una biblioteca di testi, milioni di testi. Ma anche se io riuscissi a leggerli tutti quei testi,
Posso dire di aver afferrato e capito bene cos'è stata l'anima del romanticismo, dell'uomo romantico? No, se non leggo l'autore. Ecco perché qui, in questi testi, con Massimo, noi ci stiamo intrattenendo reciprocamente in attesa che tu arrivassi. Accoglietelo con un applauso, perché è una persona di peso, Massimo di nome e di fatto. Massimo, vicino a noi, qua, vicino a me. Ecco, tutto a posto, parlassi di noi. Quindi dicevo, insomma, questa è la ricchezza. Perciò io a volte ho le vertigini quando ho fra le mani un libro di poesia, un libro di... perché attraverso quelle pagine uno scende nell'anima, nel mondo, di una sensibilità. Perché appunto quelle scritture trascinano molto di più di quello che dicono. Poi il bello è che quel libro parla sempre, il libro parla sempre. Le generazioni passano, gli autori passano, arrivano altre sensibilità, altri gusti, altri mondi, altri autori, ma quel libro parla sempre. Noi recuperiamo sempre, inevitabilmente, la sensibilità romantica tutte le volte che noi leggiamo Fosco. Dico Fosco per fare un esempio, e ogni volta ci dice cose che noi con la nostra sensibilità riusciamo a recepire, ad arricchirci. Questo è il bello, la più grande invenzione dell'umanità, si dice, ma io ne sono convinto, è vero, è la scrittura la grande invenzione dell'umanità, perché attraverso la scrittura è stato reso possibile questo meccanismo, per cui dietro di noi, ognuno di noi. E io a volte mi stupisco, ma com'è possibile che quello si sentiva solo? Che uno si possa sentire solo? Dietro di noi, dietro alle nostre spalle, c'è una catena infinita, lunghissima, di altre persone che hanno pensato, hanno amato, hanno vissuto, hanno detto, hanno avuto la vita fra le mani. Noi, ognuno di noi ce l'ha dietro, e quel mondo che abbiamo dietro ci parla attraverso appunto i libri. Tutto finisce, tutto scompare. Abbiamo avuto grandi civiltà che sono scomparse. Pensate alla civiltà greca, alla civiltà fenicia, alla civiltà egizia. Quante civiltà, tutto il mondo occidentale si regge ancora. Noi abbiamo ancora la nostra sensibilità. Il mondo greco, il mondo latino, il medioevo e poi tutte le età storiche che si sono succedute, ma quelle età non esistono più. Pensate un po', anche Dio ha usato, Gesù parlava quattro lingue, l'aramaico, il greco della Koinè, l'ebraico liturgico, quello che leggeva nelle sinagoghe, è il latino, la lingua dei vincitori. Quando parla con Pilato, quando parla con i romani, parlava in latino. I latini rispettavano tutti, ma volevano due cose, che era l'integrazione dell'impero, che adorassero tutto l'imperatore e pagassero le tasse. E poi loro comunicavano solo con la loro lingua, dovunque fossero. Perciò abbiamo poi la diffusione del latino e le lingue neoromanze, la romanza neolatina. Quei mondi, anche quei linguaggi usati da Dio, da Gesù, non esistono più. Eppure il libro per eccellenza, vabbè, la Bibbia, il Vangelo, il libro ci continua a trasmettere quei mondi e a farci ricchi di pensiero, di espressione, di riflessione, di sensibilità. Nessuno può sentirsi solo. Basta che prenda un libro e che lo legga e richiama tutto quel mondo
che è dietro le spalle, che dice, Massimo, è così vero, io mi sgolo sempre a dirlo. Comunque, Massimo, ti do, adesso questo era un preambolo in attesa che tu tornassi per intrattenere gli amici e le amiche, adesso ti cedo il microfono, tu mi presenti e io poi faccio la relazione. Il gioco delle parti. Intanto facciamo un applauso preventivo per il suo momento. Sei capace di capire anche i ritardi, no, io non sono mai in ritardo, noi non siamo mai in ritardo sostanzialmente. Allora, buonasera a tutti, benvenuti, io sono Massimo Pasqualone, modererò questa serata di presentazione al Caffè I Portici di questo libro, intitolato I racconti del Vicoletto, della professoressa Toni Orlando. Qui va anche un applauso, un ringraziamento per questo invito. Per noi che veniamo da Chieti, venire a Lanciano è sempre un grande piacere, poi prima di Natale, insomma, una città molto bella, sono sempre bella, però prima di Natale ancora più bella. Grazie per questo invito. Intanto presento anche le due lettrici che ci daranno l'onore di dare la voce a questi racconti. Alla mia sinistra Raffaella Di Donato, alla mia destra Gigliola D'Antonio, che vi ringrazio per la vostra presenza. E presento il professor Vito Moretti, non ha bisogno di presentazioni perché conoscete, per noi insomma, di queste cose è l'autorità massima, non solo regionale, ma soprattutto è un appassionato ed è un amico degli scrittori, quindi ogni volta presta la sua profondamente all'analisi dei testi letterari. Ha insegnato per tantissimi anni all'Università di Chieti, ma conosciamo come poeta, saggista, raffinato lettore di cose altrui. Questa sera il professore si cimenterà nella lettura di questo libro di racconti, di cui abbiamo già detto, tra l'altro un libro di racconti che sta subendo una itineranza di presentazione, perché è iniziata questa itineranza a Guardia Grele, dove adesso non svelo, però il libro è ambientato insomma lì perché Toni è di origini guardiesi e quindi chiaramente si torna sempre a bomba, la spaventa, lei dice a Guardia Grele, insomma. Poi abbiamo fatto una bellissima presentazione al Museo Michetti di Francavilla al Mare, questa sera siamo qui a Lanciano e vi invito già da adesso, il 15 gennaio, saremo presso la sala consigliare del Comune di Tollo per questa presentazione in notturna, ma dopo le vacanze insomma ci siamo già ripresi dalle varie tombolate, panettone e cose, quindi ci confronteremo nuovamente, vi invito fino a qua. Ringrazio il professor Moretti che ci presenterà questo testo, poi le due lettrici e due attrici leggeranno dei passi, poi il pubblico veramente è libero, noi siamo apparentemente siamo democratici, quindi concediamo spazi anche ai dibattiti, apparentemente. Grazie professore per quello che ci dirai e poi chiuderà chiaramente Toni con un saluto. Grazie a tutti e benvenuti. Grazie Massimo, grazie Tonia e grazie a voi per essere qui in una giornata di freddo, però almeno qua stiamo caldi, insomma. Allora, dico subito che questo libro, I racconti del Vicoletto, anche se è una raccolta di 21 racconti, si presenta però con una struttura unitaria e compatta. Se ne vanno? Vabbè, sanno già tutto. Sanno già tutto. Dicevo, anche se è una raccolta di racconti, 21 racconti, però si presenta con una struttura unitaria e compatta. E cioè un libro organico con una trama chiusa, perché si apre con un arrivo, poi vediamo, insomma, e si chiude con una partenza, quindi un breve soggiorno in una località, Guardia Grele, ma questa struttura del libro fa sì che il libro possa anche essere detto un romanzo, insomma. E io adesso non voglio aprire troppe parentesi perché le cose da dire sono tante, e noi suppongo per le 9 dobbiamo andare via, vero?
quindi insomma, anche quello del mezzo, vabbè. Quindi insomma, non voglio aprire troppe parentesi, però insomma, questa struttura fa, è un libro di racconti ovviamente, però avendo questa struttura chiusa, noi è vero che abbiamo l'idea, un acquisto di, insomma, del Novecento potremmo dire, è quello di libro aperto. Fino a tutto l'Ottocento si pensava che un libro dovesse essere chiuso, tant'è che ancora viene detto e scritto nei libri di testo, ad esempio, che le grazie di Foscolo sono incomplete perché non hanno una chiusura, non hanno una struttura chiusa. In realtà non è così, è un libro completo, non è incompleto, solo un libro aperto. Noi però questa idea che un libro possa essere aperto l'abbiamo acquisito in tempi molto recenti, sono diciamo da una cinquantina d'anni. Per noi un libro può essere in tutti i modi possibili, può avere una struttura chiusa, una struttura aperta, ed è legittimo, ogni scelta in questa direzione che faccia un autore va sempre bene, va rispettata. Però continuiamo ancora a dire che il romanzo è una struttura chiusa, che un libro di racconti è una struttura aperta, perché si suppone che il romanzo abbia una storia, che nasca in qualche modo e che poi si chiude, si deve chiudere. Alla fine il libro deve concludersi in qualche modo, o con la morte dei personaggi, o con il matrimonio riparatore, o insomma, deve avere una chiusa. E c'è questa idea ancora, perché il romanzo è un'opera chiusa, invece un libro di racconti, essendo appunto una raccolta di racconti, i racconti nascono autonomamente e poi vengono collazionati in volume, e quindi essendo una raccolta di racconti, il libro di racconti è un libro aperto. Ma questo presuppone che l'autore o l'autrice pensi ai racconti in maniera autonoma, cioè ogni racconto è una storia che nasce e si chiude in sé, per cui alla fine 21 racconti che formano un libro danno origine a una struttura che è aperta, perché potrebbero essercene altre di racconti, anziché essere 21 potrebbero essere 22, 23, 25 e così via. E questo in generale può essere, possiamo essere d'accordo, però poi succede che quando l'autore o l'autrice, nel caso nostro, ha in mente un progetto, e allora i conti non tornano più. Poi bisogna fare i conti invece con il progetto dell'autore. Oh, questo è un libro chiuso perché la storia è una storia chiusa, nel senso che si arriva in un luogo, vengono svolte delle considerazioni, dei ricordi, delle osservazioni, poi si parte, si ritorna al luogo da cui si era partiti prima di arrivare, e quindi è una storia chiusa. E io direi anche che è una circolarità, il libro propone una circolarità che riflette i moti dell'anima e che ha la configurazione di una monade. Una monade è un'isola, cioè un'isola sospesa nel tempo e nella memoria e che ha il fascino e le suggestioni di un mondo lontano, appartenuto al regno magico dell'infanzia e della giovinezza. Un regno dunque trascorso, volato via con i fogli del calendario, come sa bene l'autrice, e perciò accompagnato oggi da sottili malinconie,
da tenui struggimenti, da vibrazioni che giungono dal profondo del cuore e che dal cuore hanno, e che del cuore hanno tutti i tremori e tutti i sussurri. Del resto l'orizzonte narrativo è quello del paese d'origine, appunto Guardia Grele. E Guardia Grele è la memoria, la materia dei racconti, una materia che lei prende a piene mani dall'autobiografia. Sono fatti, ricordi, scene di vita, personaggi e frammenti che l'autrice, anche se maschera il tutto dietro il nome fittizio di Lidia, il personaggio non si chiama, la donna che racconta non si chiama Donia, si chiama Lidia, è un... non si può avere un po' d'acqua? Come no? Ho bisogno di... No, ci stanno. Ho bisogno, scusate, di bere un po'. Ci penso io, ci penso. Allora, dicevo, sono fatte ricordi, scene di vita, personaggi e frammenti che l'autrice, anche se maschera il tutto dietro il nome di Lidia, prende tutta questa materia dalla sua vicenda umana ed esistenziale e da quanto si è stratificato nella sua memoria. Ecco allora le vicine di casa, i personaggi che l'hanno vista crescere, gli uomini e le donne di quelle strade e vicoli che in quel tempo erano un vero e proprio mondo, un universo di affetti e di valori che la modernità ha poi cancellato e reso inutile. Io apro una parentesi qui e mi sono sempre chiesto se, leggendo i libri, i racconti, parlando di un piccolo centro e dove vengono anche poi ricordate le usanze, le abitudini, insomma, mi sono anche chiesto se questo mondo lontano che ormai non è più riconoscibile, anche se una nevicata nella circostanza permette di scatenare atmosfere che sono quelle dell'infanzia, di altre nevicate, mi sono sempre chiesto se in qualche modo questo libro possa costituire anche una sorta di condanna della modernità, detta brutalmente così. Se l'autrice in qualche modo viva con rammarico la modernità come privazione, cioè se la modernità per lei sia consistita in una perdita più che in un guadagno, insomma. Dal libro in effetti questo non si evince. C'è un equilibrio anche nelle emozioni, nei sentimenti, insomma, per cui tirare immediatamente dalle pagine una conclusione di questo tipo non è possibile, salvo che in talune malinconie, alcune malinconie che si colgono, ad esempio quando lei, ed è bellissima quella scena, emozionantissima, quando lei si mette davanti alla finestra e vede la nevicata venire giù, il bianco della neve, questo mondo che da multicromatico, insomma, policromatico, qual è lo sguardo di un, che uno vede da una finestra in un giorno di sereno, vede i tetti rossi, le persiane verdi, il cielo azzurro, c'è uno sguardo in qualche modo sollevato dai colori,
i colori sono importanti e pensate che solo noi umani vediamo i colori. Se riflettete su questo capite subito l'importanza dei colori. Gli animali non vedono il colore, possono vedere più grande, più piccolo, ma vedono in grigio, hanno un mondo in grigio. Solo noi possiamo vedere il rosso, il verde, le diverse tonalità. Parentesi nella parentesi, io ho cercato di distinguere dalla mia finestra le diverse tonalità di verde. Sapete quante ne ho contate di verde? 9 tonalità di verde, è incredibile. Io abituato sono di San Vito, quindi ho il mare davanti. Sapete quante tonalità di azzurro, celeste, turchino, blu può caricarsi il mare? È incredibile, è incredibile. Bene, quando lei si mette alla finestra e guarda questo mondo che viene via via ricoperto di bianco, e quindi il bianco poi è un colore simbolico, perché è il colore del candore, dell'innocenza, e maschera tutto, e quindi in qualche modo è un'innocenza, un candore che va a coprire anche le brutture, le diverse brutture del mondo, non solo i colori che sono anche piacevoli, ma anche le brutture del mondo, e diventa tutto. Ecco, lì scatta nell'autrice una punta di malinconia. Quella malinconia potrebbe essere appunto la percezione di un'innocenza, di un candore che poi il suo mondo, il mondo in genere, la realtà in genere ha perduto. Certo, se guardiamo alla realtà della città di oggi, è difficile non vedervi le brutture che ci sono, di diversa tipologia. Sapete, la bontà non ha molti sinonimi. La bontà si riassume in una sola parola, che è amore, meglio ancora che carità. Non ci sono altri sinonimi. Ciò che è buono è caritativamente marcato, ha la valenza di un amore che si fa carità ed è la pienezza, la carità salva. Sapete invece la bruttura quanti sinonimi ha? Se voi andaste a vedere sui dizionari i sinonimi, le possibilità del brutto, della bruttura, è incredibile. Questo che cosa fa capire? La proliferazione del male. Il male ha proliferato in tante forme, che va dalla corruzione, che oggi la televisione ne parla per Roma, ma di qui io ne ha parlato per Milano, però, ma io sfido, se, chissà se si salva un centro grande e piccolo, va dalla corruzione e va dall'infanticidio, va da tutte le forme più oscene del male. Quindi quel candore, quel bianco che scende sul paese, e non è un paese qualsiasi, è il paese dell'infanzia, è la piccola patria del cuore, e quindi è già un luogo che lo sguardo vede con una carica particolarissima. In più, su uno sguardo già emozionato dai ricordi, dal fatto che sia appunto un paesaggio d'anima, in più quel bianco che scende, che ricopre di candore e che quindi si lega ancora di più all'infanzia, ricordo della prima giovinezza, ancora di più, e quindi scatta una malinconia, un sentimento melanconico di mestizia. Potrebbe finire lì, ma
Ma io, insomma, penso che sia, o che comunque possa costituire l'anticamera di un giudizio morale. La malinconia, quando è vissuta da una sensibilità forte, da una sensibilità ricca di emozioni, qual è quella di un'autrice, di un autore, la malinconia non è solo, non è fine a se stessa, è sempre l'anticamera di altro, porta a congetturare altri pensieri. Ed io questo lo registro sempre. C'è una malinconia spicciola, vabbè, insomma, uno che ha passato in osteria, poi se ne ritorna a casa, fa freddo, è solo, in un vicolo buio, può anche avere una malinconia di fine giornata e finisce lì. Ma quando la malinconia è una cifra di scrittura, e quindi è una cifra trainata dalla penna, da un artista, da un poeta, da una poetessa, non può finire lì. Allora diventa un giudizio morale. La malinconia si fa, o la mestizia, si fa veicolo di un giudizio morale. E ce n'è donde, ce n'è donde. Perché appunto la città, c'è stato un momento, la città come fenomeno urbano, di sole, vabbè, in qualche località prima, in qualche località più tarda, però insomma inizia intorno all'Ottocento, il fenomeno delle grandi aggregazioni è un fenomeno industriale. La rivoluzione industriale inizia in Inghilterra, ma lasciamo perdere, andando in Europa continentale, si sviluppa in Francia e abbiamo il fenomeno della urbanizzazione come la conosciamo noi. In Inghilterra è più legata alle miniere, insomma un discorso un po' più complesso. Da noi è che in Francia, quello che succede in Francia nell'Ottocento con lo sviluppo industriale è quello che accadrà poi a partire dall'età giolittiana agli inizi del Novecento. L'età giolittiana va dal 4 al 14, in quel decennio lì abbiamo lo sviluppo industriale in Italia e il fenomeno dell'urbanizzazione. L'urbanizzazione ha comportato all'inizio una visione positiva della città. La città è diventata il luogo del lavoro, il luogo del rifugio, il luogo della sicurezza, perché venivano dalla campagna, ma non era un luogo sicuro la campagna, era il luogo della miseria. Quindi la città diventa un luogo di tranquillità, luogo di benessere. Quindi la città agli inizi ha una connotazione positiva. E se vediamo, ad esempio, leggiamo i romanzieri di questo periodo, salvo forse Pascoli, Pascoli ha un'accezione negativa verso la città, vive l'urbanizzazione in termini piuttosto polemici, ma per ragioni che si spiegano, insomma, che qui non è anche accenno. Però in realtà all'inizio la città ha una valenza positiva. Via via, nel corso delle generazioni e delle degenerazioni che la società ha registrato, la città è diventata il contrario. La campagna è diventata un luogo di tranquillità, di sicurezza, e la città invece è diventata un luogo di vizio, di violenza, di angoscia, eccetera. Tant'è che oggi si sta molto più tranquilli in un piccolo paese di periferia in campagna che non in un grosso centro come può essere Milano o Roma o Genova o Torino. Insomma, la città da fatto positivo è diventato fatto negativo. Quindi la malinconia come giudizio morale si trasferisce automaticamente, io credo, proprio come valore di negatività dell'ambiente in cui uno vive. Allora il rimpianto
o più che rimpianto, il rivivere con quell'emozione l'ambiente paesano, diventa un modo per rifiutare la quotidianità urbana cittadina che è carica di problemi. E questa è la registrazione che il libro assorbe e che sta lì. Adesso la città cambierà, nulla è perfetto, nulla è definitivo. Noi avremo altre città nei prossimi decenni, nei prossimi secoli. Chi può dire cosa sarà la città fra 30, 50, 100 anni? Chi lo può dire? Può darsi che torni ad essere, ma sicuramente sarà una cosa diversa. Beh, questo fatto è registrato dalla letteratura, sta qua. Chi vorrà avere cognizione di questa emozione di metà deve leggere questi racconti. Vabbè, insomma. Non ci fate caso, io mi ci accaloro, mi ci incavolo pure. Poi peraltro c'è un rumore di sottofondo che disturba. Io questa è l'ultima volta che vado a prestare lì di un bar, perché non si può parlare con questo sottofondo, poi sono costretto a alzare la voce. Mi si secca la gola, sono influenzato fino all'altro giorno, quindi immaginiamoci un po', non so più neanche sto dicendo. Vabbè, ci mancherebbe, ce l'ho scritto, ce l'ho qua. Non c'è rischio che perda. Allora, dicevo, si stratifica in questa serie di situazioni che sono di memoria sì, ma sono anche di morale, di etica, di giudizio e di cuore sì, dicevo, ma anche di mente, anche di ragione, anche di intelletto. E questo io penso sia uno dei pregi di questo, uno degli altri pregi di questo libro. Ecco, allora, in questo universo che lei riscopre, le vicine di casa, i personaggi che l'hanno vista crescere, gli uomini e le donne di quelle strade e vicoli che in quel tempo erano un vero e proprio mondo, un universo di affetti e di valori, come dicevo, che la modernità appunto ha tradito. La modernità in qualche modo ha messo in discussione o ha cancellato, ha reso inutile. Ma con l'arrivo al paese, il paese che si ricopre di neve, e la neve, dicevo, essendo bianca, ha un valore anche simbolico, allusivo, insomma, dicevo, poi no, prego, prego, potete stare, potete sentire, mica mi fa male poi. Sono allergici, hanno capito che stavo pensando di me, si sono tirati indietro, che avete paura di raccogliere un microbo di letteratura, magari loro messo, no, un po' mente. Dicevo, ma con l'arrivo il paese si ricopre di neve, appunto, il bianco della neve, e durante quella provvida e provvidenziale, durante quella provvida nevicata, il tempo nel senso cronologico, finì per acquistare una dimensione particolare. Anche qui, insomma, noi percepiamo, è un'altra parentesi, non vi dico solo questo, noi percepiamo, ognuno percepisce il tempo a modo proprio, non c'è un modo oggettivo di percepire il tempo. Cioè, ma abbiamo l'orologio, sì, ma per te le tre significa, e non si sente, che la faccio urlando? Non si sente con la neve l'orologio. Ah, no, si ferma il tempo. Sì, sì, dicevo, il tempo di per sé non è mai un fatto oggettivo, è sempre un fatto soggettivo. Uno può dire, adesso, ma chi si sente con l'orologio che le tre? Sì, ma per te le tre può significare una cosa, per un altro le tre può significare, significa, non può, certamente significa altro.
per me le tre si carica di alcuni ricordi, per un'altra altri ricordi e così via. Il tempo è un fatto soggettivo e perciò poi ognuno vive il tempo in un certo modo. Se fosse un fatto oggettivo, non come mai che ognuno vive il tempo? Sai che si avvilisce e vai in angoscia, deve andare dal psichiatra, perché mi tenga a fare vecchio. Come ti a fare vecchio? E beh, e non parte, c'ho le capelle bianche, le cose. E beh, che significa? Questa è la riprova che è romano. No. Vedete, una cosa da parlare, se la congelerà, che squilli di telefono, rumore di guandiere, quelle che sa faccia se lo sa. Vabbè, sì. Dicevo, il tempo finisce per acquistare una dimensione particolare sotto quella nevicata. E con il restituirle a lei il passato e persino, come si legge nel racconto, la neve, io non so che racconti leggeranno. Mi auguro che ci sia la neve, c'è la neve. Sì, ah, bellissima, bellissima. Vogliamo far leggere, ma appena... No, fammelo un po'. Magari finisco un altro concetto, non possiamo leggere. Dicevo, e persino il tempo acquista una dimensione particolare, restituisce a lei i ricordi, il passato, e persino, come si legge appunto nel racconto la neve, con il riappacificarla con se stessa. Questo è incredibile, è l'altra parte interessante del libro. Lei si riappacifica con se stesso, con la vita e con il mondo. Adesso leggiamo la neve e vedete questo meccanismo. Lei è andata al paese, non so se ci è andata incazzata, preoccupata, se aveva delle angosce, non lo so. Sta di fatto però che quando arriva lì, e vede sta nevicata, vede il bianco che ricopre il mondo, insomma, con tutto quello che significa, lei si riappacifica con se stessa. Il tempo della nevicata, fateci caso, non che lo legge, c'è un tempo nel racconto che è il tempo della nevicata, in realtà è il tempo durante il quale lei si riappacifica con se stessa, quindi è di fare pace con il mondo, insomma, il che non è poco, è un meccanismo. Lei poteva trovare altri percorsi, poteva scegliere altre soluzioni, ha scelto questa soluzione del riappacificamento con se stesso e quindi ritrova un equilibrio che per lei è il senso di tutto questo. Se tutto questo raccontare ha un senso è proprio questo, perché tant'è che lei quando riparte con una riappacificazione, come se riparte un'altra. Lei è arrivata in un certo modo, con una certa idea di mondo, di sé, cioè, vive questa esperienza. Poi riparte con una condizione diversa, è in grado di riaffrontare il mondo, insomma. Io questo lo capisco perché tutte le volte che io a casa dei miei a San Vito, dove sono nato, cresciuto, dove torno, nonostante la tasse, l'IMU, tutto sto macello, mi stanno massacrando, perché la casetta che ho a San Vito, che era dei miei e che io ho voluto conservare come una reliquia, ma mi hanno fatto pentire, capito? Diventa una colpa. E nonostante tutto, quando torno a San Vito, io mi sento, arrivo magari anche con le mie, poi sto lì, vedo i quadri di mio nonno, vedo le cose, io conservo la mia stanza e insomma, ma faccio la finestra, rivedo, vabbè, allora era pieno di gente quando ragazzi, mo a sta via non si riconosce neanche più, gli hanno cambiato pure il nome, prima si chiamava via Ciampagnolo perché portava in campagna,
voi l'hanno chiamata via occidentale, via occidentale, che c'è di via occidentale? Sta tanto bene via occidentale, perciò è madannato l'uomo. Abbiamo pensato via occidentale che fa il più moderno. Detto Gesù, già si sono morti tutti in serie di 15. E nonostante tutto, io quando riparto e torno a Chieti, io sono diverso. Mi sento diverso. Perciò la capisco, è un meccanismo così profondo. E proprio perché c'è questo meccanismo, questi racconti sono autentici. E io ho un sospetto quando leggo un libro, un sospetto che viene dal fatto che è professionale, perché insomma ho esercitato una vita sulle letture, cercare di capire, poi perché scrivo anch'io, quindi so che cosa succede. Allora, la prima cosa che guardo in un libro, una scrittura, è se è una scrittura autentica, se è sincera. Poi considero pure che nessuno, mica le ordino un medico a scrivere i libri. Io dico, quando trovo, guarda, insomma, te l'ha ordinato un medico? No, appunto, fatta una spasa. C'è lei il cagnolino, fotte un cagnolino di fuori, c'è la moglie. Beh sì, ma è bella, abbiamo fatto la spazio, la città, non è per te, come si offende. Poi non mi saluti più, me lo saluto per anni. Insomma. Ma è così, io dico, insomma, è un sacrificio scrivere, sacrificio di te, anche fatica. Io mi stanco quando scrivo, lo so, quando ho finito mi sento una gioia. Ecco, io perciò la cosa che guardo, e guarda se è autentica quella scrittura. E allora, per vedere se è autentica, vedi i meccanismi che stanno sotto. Questi meccanismi sono meccanismi che si percepiscono quando la scrittura è autentica. Uno può anche bleffare con se stesso, anche buona fede. Quando è che uno bleffa con se stesso? Quando segue i modelli. Ci sono addirittura delle scuole dove insegnano a scrivere, cosa assurdo, è la contraddizione, invece non ha pagato un sacco di soldi, capito? Ah, è una contraddizione, invece, perché come imparano a scrivere? Prendendo dei modelli e facendo imitare quei modelli, bella roba, fregogno ti sei tavolo, se tu insegni quello, sì, è efficace, certo, quello seguono, imitano, e certo che è efficace, faranno delle pagine anche belle, certo, ma sono pagine loro o sono pagine del modello che hanno seguito? Che vuol dire? Poi che vuol dire? A parte che a scrivere non si dice una sindie, poi c'è la grammatica, vabbè, quello tecnicamente sì, ma è un'altra cosa però. Non si impara ad essere scrittore, poeta, una la sindie, ci deve sudare le sette camicie. Non vi dico l'ultimo episodio, perché sennò veramente facciamo le nuove. Ma insomma è così. Io allora vi dico con tutta sincerità, tante Tony non mi ha pagato per venire a dire queste cose che vi sto dicendo. Potrei non dirle, potrei fare altri discorsi, figurati. È il mio mestiere che mi manca le parole. Potrei girare, parlare. Adesso vi dico queste cose qua, perché sono convinto, perché le ho viste nel libro. Lei è questa una scrittura autentica, anzi io poi finirò il mio intervento augurandomi che scriva, se perde tempo Tony, tu da scrivere altre cose, perché deve scrivere altri racconti, altri libri, lasci stare le articoli su Modeste della Porte, su Berengario, sì fai il tempo perso, ma scrivi racconti, questo è capace. Perché sei autentica, capite? Tanto più se le rimbrovo, la fetto, leggiamo le neve. Sì, io... Scusate, preferisco, siccome vengono tanti rumori da lì, mi metto qui, che è forse il posto migliore, e poi il microfono forse non serve. È una bella voce. Bravo. Rivide le grandi nevicate. Aspetta, sentite in fondo, sentite? Perché sta nessun rumore. Nicola, puoi venire, potete avvicinarsi. No, sì, no.
abbiamo più sogni di sentirvi. Non c'è peggior sogno di un rivide le grandi nevicate della sua infanzia, quelle che rallentavano la vita nei suoi ritmi e rendevano tutto immobile, imprigionato, ingessato, soprattutto nelle ore serali come quelle, ricoprendo persone e cose di tanta malinconia. La temperatura in queste ore si abbassava e i rintocchi della parrocchia si percepivano appena. Era tutto immacolato, pulito, ovattato, e i suoni acquistavano una risonanza cupa. Lidia ricordò che nel quartiere c'era un gruppetto di vecchiette, la comare Marietta, la comare Domenichella e la comare Giovannina, sorelle, la zia Consolina, loro amica. Insieme erano solite darsi appuntamento per la messa vespertina e appena squillava la campana, in fila andavano in chiesa con le loro gonne lunghe fino alla caviglia e i grossi fazzoletti legati sotto il mento. E poi il vicoletto, lo straordinario vicoletto di fronte alla sua abitazione, era ancora là, ma la casa diroccata che ne faceva la sua poesia non c'era più, ne avevano ricostruita un'altra. Lidia, il vicoletto di fronte alla sua casa, lo osservava sempre dallo spioncino sovrastante il portone d'ingresso e nelle giornate di tormenta, per una sorta di vortice che si forma proprio al suo imbocco, si riempiva completamente di quella massa bianca che li costringeva in famiglia a fare previsioni sempre sbagliate circa la quantità di neve caduta. Lidia guardò con grande dolcezza il vicoletto, crocevia di tanta umanità. Sapeva benissimo che quel passato non poteva essere restituito senza perdere se stesso e il futuro. E il futuro in questo momento le faceva paura, le provocava ansia. Eppure entrambi dovevano essere conservati. Nel suo paese i dì che seguivano le nevicate erano splendidi. Il cielo, per la enorme quantità di neve caduta, diventava terso, di un azzurro intenso, privo di nuvole. La temperatura si abbassava di molti gradi e l'aria si faceva tranquilla. La strada di Lidia era come se non esistesse, se non fosse mai esistita. Il bianco copriva ogni cosa, dandole un aspetto fantastico che brillava ai raggi del sole. La casa diroccata che delimitava una parte del vicoletto, completamente vuota nel suo interno, si riempiva di candida spuma, come un grosso contenitore, e a ricordarle la sua presenza rimanevano due lembi di muro che sporgevano ai lati. La montagna, che in altre situazioni di freddo e neve si distingueva dal paesaggio pedemontano proprio perché imbiancata rispetto al resto che rimaneva di colore verde e marrone, in questo caso era un tutt'uno con la parte sottostante e si faceva uniforme nell'immagine paesaggistica. I passeri arrivavano a stormi sul balcone alla ricerca di cibo. Lidia correva in cucina a prendere del pane che sbriciolava sulla neve per vederli arrivare furtivi e volare con il becco pieno. Il tramonto era particolarmente bello. Il sole finiva il suo giro dietro la maestosità dei monti, lasciando un cielo rosso come una mela matura, per farsi gradualmente violetto e cedere il passo alla sera fredda. I vetri del balcone si cristallizzavano
e non permettevano di guardare oltre. Lidia soffiava con forza sulle lastre ghiacciate per vedere apparire dei fumetti rotondi nei quali affondava gli occhi e il naso. Sulla strada si accendevano i lampioni e quello all'imbocco del vicoletto si ricopriva di una quantità enorme di neve che in mancanza di vento rimaneva per più giorni. Alle grondaie della casa di fronte si formavano ghiaccioli di tutte le lunghezze e come stalattiti conferivano a queste una immagine decorativa tutta irlandese. Il vicoletto era talmente pieno di quella massa bianca che per qualche giorno non si riusciva a percorrerlo tutto e si finiva per perdere ogni forma di contatto con le due strade parallele alla sua. La cena diventava un momento conviviale importante. La mamma preparava qualcosa di caldo, come una minestrina, delle polpettine al sugo e poi frutta secca, olive verdi sotto sale e le pizzelle, sempre se quelle erano rimaste. Abbiamo sentito i profumi della neve e delle pizzelle. Sì, le pizzelle queste, sì, che poi rientrano nella dimensione domestica, familiare. Dovete abituarvi a vedere questi non come nomi di cose, ma come nomi di emozioni. Quindi si parla di pizzelle, ma per alludere a quell'atmosfera di famiglia, di casa, la dolcezza, no, della casa che accoglie, insomma. Certo, se ci fosse stato meno rumore, io penso l'avreste sicuramente goduta di più questa vicenda, perché è un racconto, però, come vi dicevo, è una vicenda, ha una gradualità e tra le parole usate poi ci sono alcune che si accendono, no? Vedo la nevicata, puoi rileggere la nevicata, quando si candida, dice 4-5 parole, però vedi c'è quello candido, all'inizio, la descrizione della nevicata che viene giù, ma vabbè, non fa niente, va. Vedete, ci sono delle parole scritte, la neve. Quando dice, vedi, ad opera 4-5 parole relative alla nevicata, la neve che viene giù, adopera 4-5 aggettivi lì, no? Però due sono quelle importanti. Cominciamo dai fiocchi? I fiocchi? Da prima inconsistenti. No, ma mi interessavano le 3-4 parole legate alla neve che le adopera. Che dice 4-5 parole, sì, però in sì. Realtà sono due quelle, le francesi direbbero moclef, le parole chiave, le parole che illuminano. Probabilmente queste, la fantastica, incantevole neve, riusciva a trasformare ogni cosa, la imbellettava, la ghindava, la avvolgeva, la truccava e per un attimo la cambiava. Era quello che stava accadendo sulla strada, che a quel chiaro accadeva in lei. Assumeva un'immagine pura. In un attimo il silenzio era assordante. L'immagine più tardi sarebbe stata magica. Sulla strada era un merletto, simile ai candidi filei all'uncinetto prodotti dalle mani laboriose delle mamme d'Abruzzo. Con la neve il paesaggio stava cambiando, erano scomparsi i toni grigi della città e le forme delle cose si facevano sempre più sfocati per assorbire la luminosità del manto bianco. Il manto bianco. Man mano che i milioni di fiocchi giacevano a terra avveniva una lenta, progressiva rarefazione dell'immagine che finiva per perdere gradualmente le sue forme definite e farsi illusione, favola, sogno. Ecco, vabbè, possiamo fermarci qui, vedete,
Questa è lezione scuola di scrittura, questo è far vedere come l'emozione di chi usa la penna si trasmette sulla pagina a creare un'atmosfera che è rivelatrice però di quello che accade dentro l'autore, perciò è importante. Beh, comunque io chiudo qui perché sennò veramente facciamo le nove, e cosa da dirvi, il parcheggio oltretutto scade anche il parcheggio, quindi vabbè, comunque sì, perché mettiamo il biglietto quando andiamo fuori, poi bisogna guardare l'orologio perché scade, dobbiamo correre. Comunque dopo le 8 non si paga. Non si paga. Va bene. Allora, la riscoperta dell'infanzia e della prima giovinezza è anche la riscoperta dunque di ciò che è bello e buono, ecco la cifra etica di queste situazioni. Di ciò che alimenta in noi la percezione del giusto, dell'armonia, dell'equilibrio e che assicura la serenità, la quiete interiore, il riconoscimento di sé. Ma sul piano strettamente narrativo va detto che i racconti risultano particolarmente efficaci nel tratteggio delle atmosfere, le emozioni, i merigi trascorsi in casa, i lavori domestici, le visite, eccetera. Visite che poi sono anch'esse delle condizioni simbolo, la visita e l'incontro, e riconoscersi, la pensa all'altro, insomma quanto ci sarebbe da dire. Quindi delle atmosfere che sono riproposte con equilibrio, si direbbe in punta di penna, sul filo di una essenzialità che non scade mai in retorica, è da dire tuttavia che il racconto impone di per sé un'essenzialità. Il racconto rispetto al romanzo è che il romanzo ha bisogno di dialoghi, di intrecci, il racconto è più snello, ha una linea narrativa più sottile, però questa essenzialità diventa la cifra di quell'equilibrio che dicevo prima. C'è che di equilibrato, di equilibrio nei vari racconti, nelle varie situazioni, che è retta bene tutta questa vicenda, è retta bene da questa essenzialità. Suggestive sono anche le figure, sono delle figure bellissime. Uno potrebbe dire, vabbè, nel paese questi è. Però dipende anche da come le ridici, da come le riproponi. Passi per gli zampogliani, vabbè, c'è la neve, evidentemente è un periodo ancora di clima, perché credo che siamo dopo Natale, se ricordo bene. Però gli zampogliani fino alla Befana, no? E ricorre nei paesi un tempo, ricorre, io mi ricordo fino a tutto gennaio, noi eravamo ancora gli zampogliani che passavano, anche perché facevano giri lunghi, queste bisacce, per cui insomma partivano magari a fine novembre, primissimi di dicembre, e rientravano nei primi di febbraio, insomma. Quindi comunque gli zampogliani. Poi il banditore, chi è che? Io me lo ricordo, nel paese c'era un blocco che chiamava un banditore che si metteva degli angoli strategici e diceva che aveva arrivato un pesce che ci stava, non so, a qualunque cosa. Noi c'eravamo, detto, come adesso passa l'autoparlante, senti che te di, la stessa cosa, stavamo là, mia nonna parlava, mia madre, senti, sta però che te di, ha arrivato un pesce, ma vabbè, muoio. E si andava avanti, scandito da questa. I due amici di osteria, non solo, però pensate un po',
questi due amici che bevono su ubriaco. Poi la genialità sta qua. Il lunedì, passata la sbornia, l'ubriacatura, virgolette, abbassavano gli occhi perché erano sobri. Erano sobri. È geniale. Per me, questa persona è arrivata qua. Mi sono alzato, ho detto a mia moglie, senti, senti, vieni, Lida, vieni, se ti ascolta, io metti sto passaggio. Veramente geniale, bellissimo. Questi giocano, parlano, bevono. Poi, il lunedì mattina, che sono bel commento sereno, quasi incrociano, abbassano gli occhi, perché sono sobri, bellissimo. Oh, poi le varie donne, la banda, con il suono del trombone, beh, poi a Guardia Grele, Gesù, il suono del trombone, per la miseria, richiama immediatamente Modesto Dalla Porta, mi ha fatto ricordare anche questa... Il vecchio parroco, Don Filippo, e chi è che non ha nella propria memoria anche... Io me lo ricordo, Don Giuseppe, l'ho odiato per un periodo, perché siccome ero io ero chierichetto, e poi lui aveva costruito un coro, però io ero stonato come una ciabatta che sbatte, insomma, e quello veniva, ma chi è che stona, chi è che stona, ma sei tu che stona, ma l'ha tolto dal coro, per me fu una pugnalata alle spalle, tornai a casa quasi piangendo, papà, ma che ti succede? Don Giuseppe mi ha levato la pietra e ti castona. Insomma, mia madre bruciata, Don Giuseppe, era una creatura. Beh, io mi serve la messa. No? Allora trovammo il compromesso, che poi nei paesi è formidabile. Che cosa ha deciso Don Giuseppe? Vabbè, tu stai nel corpo, però mi canta, muovo solo la voce. Lo facciamo in tutti i cori, caro professore. Sì, ancora. Oh, Gesù, chi sta canta? Chi sta fa solo il numero. Ma è tutto un momento da che essi. Gli altri cari, tu muovo solo la voce. Come un pesce, no? Guarda. Ma cosa mi sono ricordato, madonna, mia. Mi sono odiato, non so se il vecchio prete Don Filippo, poi l'allenatore che è tutto il paese, ne sta allenatore, un po' fanatico che usciva, pure in granella, in le scarpette, sì, che lo fa vedere, ma e così, quindi sono figure meravigliose, un mondo, un universo che naturalmente non c'è più, è tutta altra cosa, ecco, però è bello poi questa situazione che si trova. Figure disegnate con rapidi tratti, alla maniera di un grafico, ho pensato questo, alla maniera di un grafico che incida una litografia. Il litografo, quello che incide, poi vengono fuori le grafiche. Quello deve curare una certa essenzialità. Vedete, poi trovate scritto sotto colorato a mano, ultimata a mano, non è un vezzo, quella è una necessità, perché la grafica è essenziale. Poi l'artista, per assecondare le proprie pulsioni estetiche, deve intervenire dopo per completare. Quindi io ho pensato a questo disegno rapido a tratti, e ho degli stessi disegni, anche i disegni di Antonio Spino Gatte che stanno nel libro, sono molto pertinenti, bellissimi, proprio di una chiarezza che poi si legano alla chiarezza etica, morale della scrittura. Io penso che raramente, di solito le grafiche, anche per abbellire, le grafiche invece sono calzanti, aiutano a sostenere il discorso della scrittrice, ma pieni in ogni caso di palpitazioni, di sentimenti affettivi. E poi c'è il paese, Guardia Grele, con i suoi vicoli, con Corso Roma, con la villa e con gli altri suoi luoghi. A me piace quando la Guardia Grele
faccio il corso, corso, poi mi piace guardare quei vicoletti laterali stretti, ultimamente pensato una cosa, guardate, molto io sono arrivato qui e ho visto tutti quei vicoletti, è bellissimo proprio, che tornano alla penna dell'autrice come dalle profondità di una fiaba e che si vestono di altre emozioni e di colori inediti alla maniera degli acquarelli. Ma negli acquarelli troviamo questi brevi scorci, pensavo anche i garrugli, i liguri sono bravissimi, vabbè loro hanno i garrugli, queste piccole strade che poi rappresentano, c'è un poeta si chiama Coccia, Renato Coccia, che è geniale, proprio in quei piccoli, quelle viuzze interne di paese, i garrugi, che ho pensato a questi acquerelli che sono... Infine non c'è nella lingua, insomma non posso io da italianista non dire anche della lingua, che insomma non vi meravigliate, che siamo costretti a dire della lingua. Ma sapete quanti strafalcioni vanno in giro? È una vergogna, è una vergogna. Non solo le cosettucce pubblicate così, ma anche di grossi editori, anche di autori che vanno per la maggiore. Io mi sono scritto, sapete, e fatto l'umano. Però guarda, pagina tozza, a pagina oh, ma odiato, ma fate una letteraccia. Ma tu stai guardando Fesserì, lo scrittore che non sa usare la lingua. È un contadino che non sa usare la zampa, non sa usare. Insomma, una cosa, io ci tengo, la lingua a me è importante, è uno strumento importante. Insomma. Quindi, la lingua che ha una limpidezza meravigliosa, una semplicità incomparabile, è una cifra espressiva insolita nel panorama contemporaneo. Ma vi a chiudere? Non resta allora che augurarsi l'uscita di altri racconti. Tonia, che ti aspettassi di racconti? Analoga a questo, insomma, dei racconti, poi gli argomenti possono essere infiniti. E l'augurio che formula Tonia con tutti i cuori. Ma intanto le dico grazie del dono che ci ha fatto. Grazie Tonio. Grazie Vittorio per questa lettura a contempo così tecnica ma così emozionante. Che il professore è partito dall'emozione, dai sentimenti, per poi chiaramente ricostruire da tecnico la struttura di questi racconti. Noi abbiamo assaggiato una breve lettura, adesso Raffaella Di Donato ci farà sentire dei brani tratti da vari racconti, così gusteremo ulteriormente dal vivo delle parole dell'autrice quello che il professore dice. Poi la cosa migliore è prendere il libro e leggerselo con calma a casa, insomma, un bel pomeriggio, uno si siede, si ha il canino, la fortuna di avere un canino, va benissimo, e se no va bene. Comunque, bello, sei tutto, non se la legge, non c'è. Buonasera. Inizio con gli zamponiali. Sì, dobbiamo parlare. Non era quello il periodo. Natale era passato da un pezzo. Ma nell'incanto della piccola nevicata, Lidia rivide gli zampognari. Questi tornavano ogni anno intorno alla fine di novembre. Lei li percepiva sbucare trafelati dal vicoletto, all'improvviso, e venire a bussare al portoncino per salutare quanti erano in casa. Era un'occasione per confermare l'adesione alle due novene, quella dell'Immacolata e quella di Natale. La mamma li faceva accomodare come due ospiti di riguardo. Offriva un buon bicchiere di vino per un momento molto intenso in cui parlare dell'anno passato,
della stagione fredda e soprattutto delle speranze di ognuno. Erano sempre in coppia gli zampognari. Uno era il più anziano ed era quello che suonava la zampogna. Deambulava in maniera molto goffa a causa di due grossi piedi e delle gambe pesanti che sembrava si dovessero piegare da un momento all'altro sulle ginocchia. Questi aveva una mimica facciale particolare. Era capace di passare da un'espressione all'altra con dei movimenti strani delle labbra che riusciva a muovere in relazione agli atteggiamenti della rimanente parte del volto. Gli occhi li spalancava e li spegneva con grandissima rapidità, adattandosi a quanto l'interlocutore che aveva davanti dicesse. In testa portava un cappellaccio a falda larga che gli copriva la fronte. Al collo un lungo mantello nero, dei pesanti pantaloni alla zuava e ai piedi un paio di scarponi che alternava, in caso di pioggia, a lunghi stivali di gomma. L'altro con il quale si accompagnava era molto giovane e raramente tornava due anni di seguito. Terminata la cordiale conversazione e la presentazione del giovane che suonava il piffero, si davano appuntamento al 1° dicembre, quando sarebbe iniziata la novena. Cioè suggerisce di spostarsi per la luce, un po' più a destra. Non c'è niente da fare il volto scritto. Per la luce. Facciamo un estrapolato del banditore. Sì, sì, sì. Questa sì. La facciamo senza microfono. Sì. Vabbè, è andata bene. Con il microfono? Però sembra che quando muori, lo so che per l'attrice è un'offesa. Lo so, però dai. Ma questo non muore, queste cose. Ok, c'è una pista. La destra, per la luce, la destra, più qua, così, per la luce, capito? Perché da fastidio, ecco, perfetto. Io registro. Il giorno successivo, in cucina Lidia si accorse che un raggio di sole entrava attraverso le persiane. Da piccola, quando era in casa, il vicoletto era la sede delle cose più strane. Le dava la possibilità di conoscere gli atteggiamenti dei passanti e vederli nei vari momenti della giornata. Il mercoledì e il venerdì mattina, ad esempio, arrivava il banditore. Era un uomo brizzolato, bassino di statura, e prima dell'annuncio si posizionava all'imbocco del vicolo, dall'altra parte della strada. Dall'altra parte della strada, di fronte alla sua casa, e dopo aver fatto delle profonde respirazioni, partiva con un urlo che gli faceva diventare il viso viola, mentre si girava a destra e a sinistra per far pervenire il contenuto del messaggio alla parte sud e nord della strada. Di solito esordiva con l'espressione «Triglie, calamari, totani e merluzzi alla pescheria di Francesco!» Concludeva con l'inciso «Pesce fresco!» Nonostante il grande impegno e l'urlo professionale, c'era sempre qualcuno che non capiva. Come la comare Consolina, che con aria svagata usciva dal portoncino e si informava se fosse arrivato il pesce o se si trattasse di altro. Nelle serate domenicali, invece, sempre il vicoletto era la sede di discorsi interminabili di due amici di osteria. Bravi padri di famiglia, che per ripagarsi della settimana lavorativa si premiavano con qualche bottiglia di vino che li rendeva particolarmente chiacchieroni. Le loro conversazioni avvenivano sotto il lampione e potevano durare dalle 2 alle 3 ore. Nella foga delle parole senza senso barcollavano e, come se stessero eseguendo un minuetto,
si avvicinavano l'uno all'altro, non si toccavano, gesticolavano, si allontanavano nell'apparente tentativo di tornare a casa e poi ricominciavano il balletto all'infinito. Questo accadeva normalmente in autunno, primavera ed inverno, mentre d'estate i due amici si perdevano di vista. La cosa più sorprendente era che la mattina del lunedì... Ascolta, è geniale, sto passando, guardate quanto... La cosa più sorprendente era che la mattina del lunedì i due non si conoscevano, anzi, si evitavano al punto da non salutarsi. E quando si incontravano, sempre lungo il vicolo, abbassavano gli occhi perché erano sobri. Sì, ma credo che abbiamo quasi finito. No, io vorrei passare la parola a Tonia per un ringraziamento al pubblico, un saluto finale, poi preannuncio ci sarà un momento di convivialità, un brindisi con tutti gli amici. Allora niente, io sono commossa per la maniera in cui il professor Moretti ha fatto questa analisi, mi è piaciuta tantissimo, molto 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 bene, è vero, ed è stata, io sto vedendo che sono sempre diverse, ma lui proprio, ecco, ha approfondito tantissimo, grazie, grazie Gitto, veramente grazie, bellissimo, bellissimo, cioè, mi hai fatto vedere delle cose, degli aspetti che sicuramente, insomma, forse ecco, hanno stati un po' trascurati, è dato molto risalto alla delicata, ai personaggi, grazie. Vabbè, ma grazie. Nicole, è che convogliamo, Ciccio Maestri Ciccio, infatti, è un grande. Grazie anche a Pasqualone, a Massimo, che insomma ecco, mi ha detto subito di sì, tutti e due. E niente, ringrazio quanti siete venuti questa sera, siete dei cari amici, vi voglio bene e basta, non aggiungo altro. Grazie. Bravo.